modo straordinario. Gianfranco Schietroma e Mauro Buschini hanno aperto ufficialmente la loro campagna elettorale con un convegno presso l'Hotel Edra di Cassino. L'incontro, che si sarebbe dovuto tenere il 6 aprile ed era stato rinviato a causa del tragico terremoto che ha colpito l'Abruzzo, si è svolto alla presenza di moltissimi cittadini e diverse autorità. Quale futuro per i giovani in questo contesto? Ma il futuro è un futuro positivo, io lo vedo bene, cioè noi dobbiamo, io voglio dare un segnale di speranza, no, ai nostri giovani. Io credo che non bisogna rassegnarsi all'ineluttabile, cioè al fatto che c'è questa crisi mondiale. Noi dobbiamo invece essere convinti del fatto che se lavoriamo in questi settori nuovi possono dare appunto anche delle certezze lavorative ai nostri giovani. Schietroma, candidato presidente per il centro-sinistra alle prossime elezioni provinciali, e Buschini, candidato alla vicepresidenza e segretario provinciale del Partito Democratico, hanno scelto Cassino come prima tappa della campagna elettorale, dimostrando un forte segnale di attenzione verso la città martire e il sud della provincia. Quali sono le priorità del vostro programma politico? Ma innanzitutto noi vogliamo continuare una campagna in questa maniera, cioè a confronto e a stretto contatto con le persone, con la gente, per poter capire al meglio le esigenze di questo territorio e soprattutto interpretarlo nel migliore dei modi. Le esigenze sono innanzitutto quelle di dare un nuovo sviluppo a questo territorio, a questa provincia che, come il resto del paese, vive una crisi preoccupante, ma noi siamo sicuri che attraverso le cose che stiamo proponendo possiamo davvero dare un nuovo orizzonte a questo territorio. Allora, mettiamo al primo posto il lavoro, l'occupazione soprattutto per i più giovani, la lotta alla precarietà, la capacità cioè di questo territorio di dare un futuro alle giovani generazioni e poi appunto disegnare un orizzonte nuovo, una capacità nuova di uno sviluppo moderno, di uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo moderno e dinamico così come recita il nostro slogan di questa sera. Quindi ecco, una capacità del centro-sinistra di stare a contatto con i cittadini, perché credo che questa sia la carta vincente della nostra campagna elettorale. Schietroma, insieme a rappresentanti delle forze politiche della coalizione, inaugurerà proprio a Cassino, nei prossimi giorni, il primo comitato elettorale del centro-sinistra, che sarà aperto alla partecipazione di tutti.